ci sono le ragnatele che si rallentano un po'. Una frana! Ah, mi sa che hanno fatto saltare la galleria. Magari c'era qualcosa dall'altra parte che non potevano fermare con i proiettili. Aspetta, aspetta, aspetta! Sento una corrente. Ci deve essere un modo per andare oltre. Io do un'occhiata. Ha una cassaforte qui? Vieni ad aiutarmi. Scusate, ma allora vuol dire che qua in giro c'è una chiave, forse? Aspetta, Pavel. Non vedo nulla, però un cadavere. Va bene. Questo aspetta, cos'è? Aspetta. È una pistola o un fucile, forse? Vediamo, no, aspetta, pistola ce l'avevo già. Volevo vedere. Ah, no, è la doppietta. Ma io quasi. No, no, prendo la pistola. Perché più che altro la doppietta ha il calcio. Ah no, però anche la nostra ce l'ha. No, allora niente, allora va bene così. Va bene così. Adesso sto cercando una chiave che magari non c'è, però... Ah, ecco. Ok. Mi hanno lasciato indietro dei proiettili. Solo il vento. Ah, ecco, lo sapevo, infatti l'ho lasciato indietro. Ok, perfetto. E si confondeva con... A parte che non ci ho fatto caso, però si confondeva un po' col sangue. Oh, ma le ragnatele non si sono distrutte al nostro passaggio. No. Ok, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Un bel po' di proiettili e un medikit, ma non abbiamo bisogno. Ok, sono pronto per scendere. Pesa. Merda! Ragnatele ovunque. Tac. Questi sono troppo piccoli per aver fatto tutto da soli. Ci devono essere delle bestie più grandi qui intorno. Giovanni, attento a non svegliarle. Merda! Sono vicini! Aspetta, niente fretta. Attento. Sì, l'accendino lo sto già usando. Andiamo. Attivare il caricatore. Usa il menu equipaggiamento per attivare il caricatore, cioè... Che vuol dire? Caricatore per cosa? Premi per caricare il caricatore. Cosa ci servirà sto caricatore? Qui. Ah, ma sono ok, ho capito, quei cosi schifosi. Sì. Ho capito. Che bestie sono. Aspetta, illuminiamo bene. Un condotto. Allora, se c'è... Ok, speriamo che l'ascensore funzioni. Se ci ha parlato del caricatore vuol dire che servirà, no? Presumo. Sì, generatore attivato. Boh, vabbè, rimetto l'arma, Messie, facciamoci un giro, che dici? Allora, andiamo? Andiamo. Ma che...
perché si è fermato? Fa fatica. O è rotto? Si è rotto l'interruttore. Merda. Avanti. Non è che c'è un peso. Pliate. No. Ci hanno sentito. Io muoio. Siamo nel bel mezzo del loro. Merda. Ne sono un sacco. Che schifo. Faccio luce, luce. Prenditi questa, stronzo. Vabbè, dov'è? Vedi la pancia? È l'unico punto vulnerabile. La corazza superiore è troppo forte. Ok, Artyom, se ne incontriamo uno, puntagli contro la luce finché non si gira sulla schiena, hai capito? Questi bastardi odiano la luce più di ogni altra cosa. Forza, seguimi. Sono sempre attiva la torcia, non ti preoccupare. Oh, oh. Artyom, la luce. Ok. Ah, ok, no. Beccati questa, stronzo. Grazie, Chewbac. Uno per tutti, eh. Beh, gli ho sparato un po' istintivamente, però ok, ho capito. Ma sono simili a quei ragni che avevamo già incontrato. Il primo, guarda un po'. Delle munizioni, dei cadaveri. Il ponte, ne avevo sentito parlare. Il teatro non deve essere lontano da lì. Il ponte. Ah, abbiamo Kurt, è passato la galleria franata. Medikit non servono. Ok. Aspetta, posso. Ecco. Vorrei essere attaccato alle spalle. Ok. Quanto è alto. No, sì. Va bene, non so perché ho premuto triangolo anziché X, ma va bene. Saltare. Qui. Sei una bella rincorsa, no? Ancora loro. Dove? Respingili, Artyom. Io provo a farci attraversare. Ma dove? Dove? Questo andrà bene. Aia. Ma se devo puntargli la luce, ci vorrà un po'. Artyom, Artyom, aiutami a tirarlo fuori. Un attimo. Altrimenti siamo cibo per i denti. C'è qualcuno? Qualcuno, eh. Oh, oh. Spara quando si apre. Ok. Artyom, aiutami a tirarlo fuori. Un attimo, prendo il kit medico che c'è qua. Ok. Cosa? Ah. E questo serve per farci passare questo bastoncino. Ah, ok. Sì. Devi ridarmelo però. Fai come me. Nel vagone. Ok. Ma muoviamoci però, ci stanno inseguendo, eh. Basta, vai via, vai via, butta. No, no. Io non sparo, li friggo e basta. Spara adesso, brutto stronzo. Ok. Ok. Visto che la luce è sufficiente. Perché dovrei sparare? Ecco, ti aiuto io. Merda, sono qui dentro. Artyom, dammi una mano. Uè. Sì, sì, corriamo. Corriamo. Qui. Ma. Ok, tutto bene. Pronti? Andiamo. E olè. Ma
Tutto bene, Artyom? Sì. Avanti, andiamo. Luce è lì. Andiamo. Oh, qua non vengono. Non penso. Che ve ne pare, stronzi? Ok, qui siamo al sicuro. Però ci sarà. Aspetta un attimo, Artyom. Senza luce non va bene. Fammi fare una torcia. Perfetto. Luce. Ma io uso l'accendino, così brucio anche le ragnatele. Si può? Bene, aspetta. Andiamo. Vuoi andare avanti prima lui? Vabbè. Magari lì c'era qualcosa. Vabbè. Che te ne pare? Eh? Così va bene, stronzi? Aspetta, aspetta. Si può? No. Ah, brucia lui, vabbè. Volevo bruciare anch'io. Merda, la serratura è elettrica. Ok, i fili vanno. Tac, tac, tac. Ah, là. Ehi, guarda, D'Artagnan. Visto che hai la luce, segui i fili. Ci deve essere una scatola coi fusibili da qualche parte. Una volta alimentava il cancello, ma ora la batteria è morta di sicuro. Quando la trovi, attaccaci il caricatore, così cerchiamo di aprire la porta, ok? Devo andare io. Perché tu non c'hai la luce? No. Ce l'ho solo io. È chiusa. Beh. Guardo cosa c'è qui. Attenzione. Ok. Che schifo. Schiudetevi su. Ah, un documento. Allora, no, scusa, un documento. È qui? No, prologo, l'ho già letto, prologo, credo. Sì, l'ho già letto, prologo. Allora, scusa, perché no? No, che cavolo. Scusate, no, taccuino. Ah, ecco, ok. Le gallerie delle stazioni della metro sono solo una parte dei progetti di costruzione sotterranea completati nel corso della lunga storia di Mosca. Secoli fa i duchi realizzarono passaggi segreti e nascondigli, gli zar, catacombe e reliquiari, e perfino allora ci si imbatteva regolarmente in passaggi precedenti, creati in tempi immemori e forse nemmeno per opera di esseri umani. Caverne, letti di fiumi sotterranei, nessuno sa cosa si trovi lì dentro. Nessuno sa cosa si trovi davvero lì intorno, sotto o sopra le stazioni della metro. Non ci sono mappe. I cartografi non sono mai tornati dalle spedizioni. Quelle strane creature da incubo che vivono nelle catacombe, che sono davvero nate dalle radiazioni? O forse hanno sempre vissuto lì? Magari prima si limitavano a evitare gli uomini, ma ora percepiscono che la nostra fine è prossima e non siamo più i signori della terra, quindi si fanno più coraggiose. Ci vengono sempre più vicini e ci saltano addosso per mangiarci finché siamo ancora caldi. È una domanda. Ok, ok, allora dicevo, aspetta, accendino, grazie, ok. Ma no, saranno degli effetti delle radiazioni, dai. Okay. Qui c'è un kit medico, ma... Vediamo se... Ok. Ok. Perfetto, così risparmio colpi. Sì, ti ho sentito. Schifoso insetto. Vai via. Vai via anche tu. Via. Via. Ah, aspetta. Manca energia forse.
E girati. Girati. Ok. Ma energia della torcia o energia dell'accendino? Proviamo a non usarlo per un po'. Però qua queste ragnatele, ecco, accendo la luce. In questo caso ci aiuta. Nient'altro. Ah, ok, proiettili. Qua c'è uno schifo. Madò, com'è grosso quello. Ok, sei mio, sei mio. Ah, è morto. Aspetta, meglio. Meglio. Dai. Non fai una piega. Ok. Oh, finalmente. Ci mettono un po' però, Schifo. Vabbè. Spero non esca niente di brutto. Sento un rumore. Ah, ecco, abbiamo fatto il giro praticamente. Sì. Ok. L'ho già caricato. Qua ci sono cose, no? Ok. Posto. Ah, sei stato bravo. Bella idea. Pronto? Ok. Primo. Seguimi. Sì. Siamo quasi al teatro. L'ingresso della metro dovrebbe essere piuttosto vicino. Ma per quanto la distanza sia breve, dovremo percorrerla in superficie. E lì ogni passo potrebbe essere l'ultimo. A proposito, non ho ancora trovato i filtrini. Ne ho zero. Giovanni, ci siamo. Riprenditi. Non abbiamo molto tempo prima che faccia notte, ok? Aspetta, c'è un documento. Okay. Visto che la galleria è crollata, l'unico modo per raggiungere la scala mobile che porta alla stazione del teatro è attraversare la superficie. E fidati, è meglio non farsi sorprendere qui dall'oscurità. Mi fido. Ok, allora, da quando siamo finiti nella mente sono tornato in superficie solo poche volte. Lì la relatività di fondo è troppo alta e quelli abbastanza coraggiosi ad avventurarsi fuori spesso contraggono malattie molto gravi. Bisogna stare sempre allerta in superficie. L'inquinamento è irregolare. Ci sono punti critici in grado di emettere una dose letale di radiazione in pochi minuti, mentre altri posti sarebbero anche abitabili se non fosse per i mostri e l'insopportabile squallore. È impossibile distinguere i luoghi sicuri dai punti critici a occhio nudo. Bisogna usare un contatore Geiger. Sì, non si può neanche uscire senza una maschera antigas. Una volta eravamo i padroni della terra, oggi, anche se ricordo ancora quel giorno d'estate ai giardini con mia madre, quasi non riesco a credere che sia davvero accaduto. Non posso credere che vivevo in una di quelle case alte e che potevo guardare il cielo tutti i giorni. È come se la metro fosse sempre stata la mia casa, ma il mondo che abbiamo perso ancora mi manca. Beh, immagino. Oh, sì! Siamo fortunati, Artyomich! Questo posto sembra abitato. Da Ranger, probabilmente. Non sono sicuro. E dove ci sono i Ranger? Merda! Pochi filtri. Ma va che culo. Dovremmo arrangiarci. No, forza, prendi quello che ti serve. Siamo tutti fratelli nella metro. Ma scusa, perché tu hai preso quella sana? È sana la tua, non ho capito. Hey, mi servirebbe proprio un orologio buono come il tuo. Sapere quanta aria ti rimane è fondamentale, no? Sai, sì. Ho sentito che qui intorno girano cose che non si fanno fermare dai proiettili. Ne hai passate delle belle, lo so, ma preparati a passarne di peggio. Grazie. Ricorda, Artyom, se vuoi vivere,
non abbassare mai la guardia, ok? Sì. Wow, impressionante! Ho sentito parlare di questo posto. Quell'aeroplano era diretto a Mosca quando l'intera città ha preso fuoco. Ah, l'edificio su cui si è schiantato è l'ingresso del teatro. Bene. Sta arrivando il disgelo quassù. Sembra quasi primavera, eh? Addio, amici. Forse arriveremo a vedere l'estate. Aspetta, 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 aspetta. Ci deve essere un percorso sotterraneo qui intorno. I ranger non attraverserebbero mai la piazza così allo scoperto. Ok, potremmo camminare giù per l'ala. Ok, alla faccia del sole. Queste nuvole sono arrivate in fretta. Stai mai zitto. Dio, ma quando è stata l'ultima volta che hai visto la pioggia, eh? Deve far bene. Ecco l'attraversamento. Sbrighiamoci. Ti sto seguendo, guarda. Io, voi umani, non sopravviveremo così allo scoperto. Dobbiamo raggiungere la stazione su. Cerca dei filtri, Artyom. Se vuoi cambiarti la maschera, fallo in fretta. A questo povero stronzo non serve. Io, voi umani. Ah, ok. Mi viene da vomitare. Filtri. Ah, cambio la maschera, forse è meglio, va. Almeno questa è sana. Un buon comunista non crede nell'anima, Artyom. Cosa quanto manca? 12 secondi. Questo di morte mi fa venire dei dubbi. Usciamo alla luce. Forse cambiando maschera ho evitato di dover. Cioè io ti sto. Mi segui me o io seguo te? Se vado qua c'è qualcosa. Magari qualche filtrino. Infatti. Cos'è? Oh, ma questa è la vecchia doppietta. Oddio. Ok. Ah già, è vero. Ma ce l'ha sostituita con cosa? No, questa ce l'abbiamo ancora. Con cosa? Pistola. Ah no, no, col mitagliatore no però, eh. Allora devo. Dov'è il mitagliatore? No. Dov'è finito? No, mi dire che l'ha cambiato così a caso. Cioè a me serve. Vabbè, al massimo. Ah, eccolo, 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 ecco, ok. Ok, oh, così abbiamo il mitagliatore. Oh, la vecchia doppietta. Benissimo. Stai bene, Chewbac? Sei coperto di sangue. Posto, posto. Felice di averla ritrovata. Artyom, fermo! Ma sei fuori di testa! Cosa c'è? Ah, un branco di bestie. Vabbè. Ok. Ma dice a me di stare attento e poi spara lui. Ma guarda che sei forte. È morto, no. Basta. Poi là. Là. Aia, aia, hit me. No, non ho fatto in tempo a premere. Riproviamo. Ok, dicevo. Stai bene, Chewbac? Sì, sì, sei sì. Sei coperto di sangue. Hai trovato un fucile a pompa? Bene. Ti tornerà utile. Sì. Ecco, fermo. Giù, presto. Dei custodi. Un branco enorme. La testa mi starà agitando. Sta calmo, Artyomic. Se ci vedo. Ah, ok. Ok, non era uno scontro obbligato. Ok, sono andato io così spensierato. Beh, ci è mancato poco. Ok, Artyom, basta scherzare.
Raggiungiamo l'aereo prima che ne arrivi un altro branco. Sbrigati! È stata colpa mia, ho capito. Beh, girano voci su questo posto. Qui succedono cose strane. Ehi, prova ad aprirlo, ti copro io. Sta per finire il filtrino, non vorrei dire, ma... È incastrato? Via, proviamoci insieme. Sì. È stato un temporale passeggero. Vedi di non perdere la testa qua dentro, hai capito? Ok, andiamo. Un ranger mi ha detto che questo volo veniva da Maiorca. Erano famiglie che tornavano dalle vacanze, capito? Sai, Artyom, io non ci sono mai stato al mare o in aereo. Sì, è così che doveva andare. Mi sento... non lo so. Mi sento... strano. Sarà perché non ti mancano dei filtrini, forse? Chewbac, le vedi anche tu queste cose? Sì. C'è un po' il fiatone, Artyom, che però... cos'è? Cos'è successo? Che diavolo era? Morta! Stiamo perdendo potenza! Torna di rosso, sono spenti! Qui è il volo 76715! Cos'è? Mayday! Chieditelo! Merda! La torre è andata! Toglia! Precipitiamo! Ah, è l'impulso MP di una bomba atomica, no? Giusto? Pazzito. Oh. La linea rossa è uno degli stati più grandi e forti della meta, occupa quasi una linea intera. Ma per quanto ricordo, i rossi hanno sempre sostenuto che il loro obiettivo fosse di introdurre il comunismo in tutta la metro e restaurare uno stato distrutto che un tempo si basava su uguaglianza e giustizia. Il problema è che le stazioni indipendenti tengono la linea rossa a debita distanza, rendendo impossibile una restaurazione pacifica. Certo, i rossi non sono dei santi, ma quello che fanno gli imperialisti in confronto è orrore puro. E sono felice di avere un alleato come Pavel, anche se è un rosso. Aspetta. Se mi avessi svegliato, sarei probabilmente soffocato come gli altri. Come questo qui. Andiamocene da qui adesso. E andiamo però. Artyom, a destra. Credo che troveremo l'ingresso dietro all'edificio. Merda, un demone! Un demone! Abbattilo, abbattilo! Aspetta, aspetta, non spare così a caso. Aspetta, eh. Ok, almeno uno l'ho preso. Forse con questa. No, mi ha preso! È troppo imprecisa quella dannata. Adesso attaccano! Attaccano in volo adesso! Demoni del cazzo! Amico, mi devi un favore! È andato via! Sì. Ok. Allora, è tornata la tempesta. Perché siamo in montagna che il clima cambia così in due secondi, insomma. Maledetti custodi! Ci siamo appena spostati dall'aereo ed eravamo quasi arrivati, eh! Preparati! Arrivano dal secondo piano! Maledetti! Ok. Ok. No, non è morto. Ora sì. Ok.
Ci vuole prolungamento della canna, decisamente. Appena riesco a prenderlo, lo prendo al volo. L'ingresso del teatro è dietro l'angolo! Dobbiamo andare, subito! Seguimi, svelto, svelto! Ti sto seguendo, eh. Via, vai però, vai! Vai, vai! Vieni qui! Ah, ok, scusa. Via! Dammi una mano! Più in fretta! Ti arrivano altri! Via! Dobbiamo trovare l'ingresso! Non ho i filtrini! Merda. Merda. Sto morendo malissimo. Vai alle scale mobili. Dov'è? Dov'è? Resisti, mi sa che voglio male. Ma dov'è andato? L'ho perso. Ah, qua. Non mi sento bene. E sto morendo. Ecco. Che passeggiata, eh? Non so cosa sia successo. La nostra breve visita alla città morta di Mosca, il fantasma del passato, è finita. Io e Pavel ci siamo dati di nuovo una mano e torniamo alla metro da veri amici. Non c'è altro modo per sopravvivere alla desolazione della superficie. Ora però ci aspetta una stazione affollata, il teatro. È molto vicina a Polis. Se Pavel riesce a farmi superare i posti di guardia della linea rossa, sarò a casa in meno di un'ora. Bene, però pensavo di essere morto, Entrate. Scusate, tempi pericolosi, sapete? Saliremo fra poco. Ci sono molti custodi in giro? Siamo stati fortunati ad arrivare qui. Ok, c'è un nido nell'edificio, vicino all'aereo schiantato. Ci credo che ho fatto un incubo oggi. Oh, vuoi un incubo? Beh, ti aspetta là fuori. Non ha senso uscire in tre. Per ripulire un nido ci serve... Oh, una chiave. No, pensavo di essere... Perché è tipo la terza volta che lo rifaccio... E pensavo di essere morto un'altra volta, invece forse stavolta me la son cavata proprio per il rotto della cuffia. Beh, meglio così.